perché si dovrebbero fare gli esami nel Krav Maga? I motivi per cui uno dice gli esami non servono a nulla sono più che validi. Perché? Perché si dice che ovviamente un attestato, una cintura, un grado, una patch non bloccano un aggressore, non significano di per sé nulla se non la valutazione di una persona qualificata per poter dare un'indicazione sul progresso all'interno di un percorso. Di fatto, se uno la pensa in questo modo, certo, gli esami non servono assolutamente a nulla. La verità è un'altra. La verità è che gli esami servono, e come, se uno capisce quali sono i vantaggi che può dare il lato allievo, che sono davvero molti, e quali sono i vantaggi che può dare il lato istruttore, che sono altrettanto molteplici. Il primo aspetto veramente importante per l'allievo è che sostenere un esame segna una tappa all'interno di un percorso. Devi pensare che quando uno inizia un corso di arti marziali, difesa personale, Krav Maga, quello che vuoi, non ha la più pallida idea di che percorso andrà ad affrontare. E di conseguenza ha difficoltà, grossa difficoltà, a valutare il suo progresso o no, il suo miglioramento o no. Per cui capita che un allievo, magari anche molto portato, dopo 3-4 mesi di pratiche, di miglioramenti, proprio quando l'istruttore cominciava già a farsi delle idee su come sarebbe diventato bravo, lascia e va a fare qualcos'altro. Perché? Perché non ha nessun metro di paragone sul fatto se stesse migliorando o no, e di conseguenza perde entusiasmo, perde motivazione e abbandona. Gli esami danno un termine di paragone molto preciso ed esterno di quello che è il punto a cui è arrivata una persona all'interno di un percorso. Il momento dell'esame, inoltre, è un momento di grande apprendimento perché è legato a un'esperienza fortemente emotiva. Questo perché, anche se uno può essere più o meno partecipe, comunque il fatto di essere controllati, il fatto di essere valutati, fa sì che la persona dia il meglio di sé e che capisca spesso, proprio durante l'esame, delle cose dal punto di vista tecnico o anche dal punto di vista attitudinale che non era riuscito a capire a lezione. L'ultimo aspetto, ma non meno importante, è l'affiatamento di gruppo. Il condividere con il resto dei compagni un'esperienza emotiva di questo tipo fa sì che il gruppo si compatti, in qualche modo si combatte assieme. È un po' come fare una gara e andare in squadra. Per cui se ne ha un beneficio anche negli allenamenti successivi, perché le persone hanno maggiore fiducia tra di loro, maggiore confidenza tra di loro e hanno un senso di appartenenza reciproca.